prime luci dell'alba sulle colline occidentali dell'unico continente, Pangea. Da oltre 50 milioni di anni, questo mondo è dominato da un solo gruppo di rettili giganteschi. Ma queste antiche creature hanno ormai fatto il loro tempo. Queste rigogliose distese di felce sono già teatro di una spietata lotta per il predominio. I dinosauri sono ancora relativamente rari, ma è già chiara la loro intenzione di uscire vincitori da questo campo di battaglia. La stagione delle piogge è giunta al termine e il fiume è ricco d'acqua. Ma non sarà sempre così. Nei prossimi 9 mesi non pioverà più. L'evoluzione ha generato una nuova specie di rettile a suo agio nella siccità. Dinosauri come questo Celophysis possono sopravvivere con pochissima acqua. Ha uno scheletro leggero, è veloce e mirabilmente equipaggiato per uccidere. I primi dinosauri sono apparsi già da una decina di milioni di anni. Sono piccoli predatori, dotati però di una caratteristica unica. Anche e caviglie speciali, che consentono loro di stare eretti e in perfetto equilibrio su 2 zampe. La loro fulminea reattività li destina alla vittoria nella lotta per la sopravvivenza.